Io ho le idee molto chiare sulla formazione che giocherà domenica e sono molto tranquillo perché sono sicuro che faremo una grande prestazione. È quello che noi vogliamo fare assolutamente. Ci siamo buttati alle spalle una sconfitta che ha fatto male, soprattutto perché siamo tornati a casa con tanti rimpianti. E invece quello che io dico ai ragazzi, noi non dobbiamo mai avere dei rimpianti, no? Perché dobbiamo giocarcela sempre al massimo, poi se gli altri sono stati più bravi e ci hanno battuto, insomma, bisogna anche dare merito agli avversari. E quello che ci siamo portati via da Pordenone invece non è stato questo. Però gli altri sono stati più bravi, che l'hanno portata via. Però potevamo fare sicuramente molto di più. Buttateci questo alle spalle, abbiamo lavorato bene, c'è ancora un giorno per la rifinitura di domattina. Ho le idee molto chiare sulla formazione, sulla partita che andremo a fare e quindi sono molto tranquillo. So che posso contare su una rosa che si è messa tutta a disposizione, tranne Colombi, Giuffrida e Rubino e Bigazzi, insomma, abbiamo praticamente tutti a disposizione, quindi faremo le scelte sia per i titolari che per la panchina, tenendo conto della condizione di tutti. Da Peterman sembra quello che si è inserito meglio in questa compagine, ha avuto subito una grossa accelerazione. Cosa ne pensi? Ma Peterman per me è un ottimo giocatore, un giocatore che se continua a lavorare come sta facendo ha davanti a sé, credo, una carriera importante. Poi ovviamente starà lui sapersi ritagliare gli spazi opportuni. Sta facendo bene, è arrivato che non era in grandi condizioni, ha lavorato solo, ha fatto due ottime partite, e quindi insomma sono sicuro che può continuare a migliorare e a crescere molto perché poi è anche il 94, quindi deve crescere. Ecco, possiamo comunque aspettarci una torre di Tosta. apposta, sì, certo, non ho dubbi su Tosta. quello. No, una specie, no, pregiudicata da me, non è giusto dire una torre d'attacco, insomma, una torre che non rinuncerà a nulla o che sarà un po' più prudente. Questo è il senso. No, ecco, rispetto all'articolo di stamattina dico che noi non dobbiamo perdere le nostre caratteristiche, che sono quelle comunque sia di una squadra propositiva. Noi non siamo una squadra che può fare le barricate, noi siamo una squadra che può difendersi e deve difendersi in 11. Può attaccare e deve attaccare in 11, quindi le nostre qualità sono queste, non possiamo trasformarci in gol, quindi una sconfitta non può cambiare quelle che sono le nostre caratteristiche, perché altrimenti saremmo soggetti a sbalzi anche di umore e di valutazioni di settimana in settimana, no? Quindi noi non siamo convinti di essere il Real Madrid quando abbiamo vinto 4-0 con la Pro Patria o 3-1 all'Omezzana. Non eravamo convinti di essere una squadra scarsa quando o abbiamo pareggiato in casa 3-3 contro la Feral Pisarolo o abbiamo perso contro il Pordenone. Siamo una squadra che quando gioca al 100% e sfrutta le nostre qualità può vincere con chiunque. Quando gioca sotto ritmo o con un approccio mentale sbagliato può perdere con chiunque. Questo ce lo insegna il campionato, no? Ma anche la scorsa settimana, penso. Il Novara vinceva 3-1, 11 contro 10, una partita decisiva penso del suo campionato. E in 10 minuti ha preso due gol e ha rischiato addirittura di perderla. Il Südtirol, che veniva da non so quanti risultati utili consecutivi, ha perso con la Pro Patria, l'ultima in classifica. Ma succede in Serie A, perché domenica abbiamo visto il Napoli perdere col Palermo, la Juventus pareggiare a Cesena, il Parma non perdere a Roma. Credo che sia il calcio moderno, quando non si approccia al 100% e non si gioca al massimo, si possa perdere con tutti. Viceversa, quando invece l'approccio è quello giusto, insomma, si può giocare alla pari con tutti e portare via risultati importanti. Senti, un'occhiata alla classifica, siamo sempre a metà, abbiamo davanti, diciamo, una situazione abbastanza
compatta, è ancora abbordabile quella zona? Assolutamente, noi non abbiamo mai guardato la classifica in avanti, noi guardiamo la classifica indietro, noi abbiamo un unico obiettivo. Io con i miei ragazzi, se sento parlare di un discorso diverso da salvezza, divento una bestia, perché evidentemente non abbiamo capito che noi dobbiamo soffrire. Se noi soffriamo, siamo una squadra che ha fatto 5 risultati tutti consecutivi, il miglior rendimento del girone insieme a Pavia. Se noi pensiamo di guardare avanti, ci succede quello che è successo a Pordenone. Noi non ce lo possiamo permettere, noi dobbiamo lottare come abbiamo fatto contro l'Arezzo, lottare come abbiamo fatto contro la Propatria, come abbiamo fatto l'Umezzane. Non sempre all'interno di una partita ci sono stati momenti spettacolari di calcio, però la sensazione è quella di una squadra tosta, forte, che quelle partite lì non le abbiamo mai perse. Quindi c'è una missione. La missione che a Pordenone è mancata. Io ho detto anche nel dopopartita che il rammarico non era dato dal fatto di aver giocato male, di non aver avuto la cattiveria che ha avuto il Pordenone, perché noi, nonostante avessimo fatto una partita poco cattiva, con tanti errori tecnici, noi abbiamo avuto due palle gol clamorose, primo tempo con Baraglie e al 70° con Caviero a porta praticamente vuota, potevamo passare in vantaggio e l'avremmo vinto comunque, però avrei fatto la stessa valutazione. Siamo stati leggeri, non siamo stati cattivi come è stato il Pordenone, che nonostante è una squadra per me inferiore a noi, ha pareggiato il livello mettendo un agonismo superiore. Quello che noi abbiamo fatto a Como, che abbiamo fatto con la Propatria, abbiamo sempre avuto un agonismo, un atteggiamento, una cattiveria, una voglia di portare via il risultato superiore agli altri. Per questo sono arrivati i nostri risultati. Quando noi abbassiamo la guardia, diventiamo vulnerabili, è successo a Pordenone. No, può succedere contro chiunque e questo non deve accadere. E il Pordenone poi ha pagato. Sì, il Pordenone ha fatto una partita. Ha fatto una partita agonisticamente, tornando un attimo indietro, poi chiudiamo anche per concessione dell'arbitro, perché è una partita dove secondo me Maccano dopo 10 minuti doveva essere espulso e dove c'è stato un fallo al secondo tempo, un kamikaze su Caffiero che era da espulsione diretta e non è stato ammonito. Non ci hanno fischiato almeno 30 punizioni, penso, nella loro metà campo. L'arbitro gli ha permesso questo, il campo piccolo ha agevolato questo, la pioggia, il fango hanno incrementato questo, bravi loro perché l'hanno portata a casa. Non siamo stati bravi noi perché era una partita che comunque potevamo tranquillamente, ma proprio tranquillamente, portare via. Al di là della nostra prestazione, andiamo a fare, il Novara come va a affrontare? Il Novara, ma il Novara credo che come squadra sia, come organico penso che sia in assoluto quello più forte del campionato, appena sotto, insomma ci sono tutte le altre, che Pavia, Bassano, mi sfugge, Alessandria, che sono ovviamente degli squadroni che fanno un campionato a parte. Però noi, proprio per il concetto che dicevo prima, se noi ci esprimiamo al 100% noi possiamo essere un osso duro per tutti, e quindi andremo a Novara a fare la nostra partita convinti di dare il massimo. Se noi daremo il massimo sono sicuro che porteremo via una grande prestazione e un ottimo risultato. Poi è inutile parlare di singoli, perché se parliamo di Evago, di Gonzales, di Pesce, Garofalo, Buzzegoli, Miglietta, Foglio, Freddi, insomma un organico che io credo non farebbe assolutamente brutta figura in B, anzi credo che sarebbe una squadra che potrebbe tranquillamente già oggi fare la Serie B, occupando una posizione classifica buona. Quindi è una squadra di livello superiore e quindi sarà uno stimolo anche per noi ancora più grande quello di poterci confrontare con una squadra così. Possiamo sperare che possano sottovalutare la partita? Ma non credo. Non credo perché l'esperienza insegna, no? Quindi qualche errore l'avranno commesso magari ecco, a inizio campionato, per conoscere la categoria, per capire che in Lega Pro nessuno ti regala niente, e quindi non credo che sottovaluteranno assolutamente la gara.
Credo però che noi dobbiamo essere bravi, perché come tutte le squadre hanno tantissimi punti forti, ma hanno pure dei punti deboli, quindi insomma dovremmo essere bravi noi a toccarglieli. Capitano Rieta? Il capitano... ma non so, facciamo scegliere Giulio. Che dici, Rieta? Giulio. Che dici? Ma la frase è una comunità, sarà già... Mi chiamerà più tardi, però, se ci vuole qualche... Gioca chi sta meglio. Questa è l'originale. Questa è proprio diplomazia. No, mi piace. Non giocherà, mi piace. Non giocherà. Ma non giocherà per un semplice motivo, perché Vincenzo è un ragazzo estremamente intelligente e sa che sta arrivando alla miglior condizione. Ma sta arrivando. Perché poi... No, non è che non è che gli altri fisicamente stanno meglio, avendo avuto la possibilità di lavorare con continuità. Vincenzo, quelle tre settimane dove comunque sia è stato costretto a star fermo, a lavorare parzialmente, è normale che le paghi, no? Specie in un momento in cui stiamo giocando e ci stiamo allenando ad alti ritmi, è normale che un po' le paghi. Sta bene, recuperatissimo, sempre stato a disposizione, sempre il primo che tira il gruppo, sempre il nostro capitano, il nostro leader. In questo momento ovviamente che la sua condizione sta arrivando al top, sto dando spazio agli altri, ma Vincenzo, come ho già detto altre volte, per noi è capitano, è leader, è titolare, quindi presto insomma lo rivedremo anche in campo. Ci sarà il recupero di qualcuno dei anziani? Ma probabilmente qualcosina faremo, anche perché sono molto contento del fatto che chi era un po' in ritardo di condizione sta migliorando. Parlo di Vincenzo, parlo di Davide Bottone, parlo di Cerone che è arrivato e anche per esigenza è stato costretto a giocare subito e magari riuscendo ad allenarsi un po' meno, comunque sia con meno frequenza. Invece questa settimana è riuscito ad allenarsi bene e quindi adesso è anche una condizione positiva. Stessa cosa vale per Buonaiuto, che purtroppo insomma da quando è arrivato non ha mai trovato una settimana d'allenamento regolare, insomma ha sempre avuto qualche fastidio, qualche problemino e l'abbiamo praticamente sempre gestito. Ora credo che stia arrivando anche lui ad avere una tenuta importante. Buonaiuto se sta bene in titolare. Buonaiuto se sta bene è un titolare alla pari di Baraglia, di Maiorino, di Foglia, di Barbuti, di Scotto. Davanti penso di avere veramente tante carte importanti da poter giocare e nessuno fa rimpiangere nessuno. Ho parlato con Scotto l'espulsione nel posto del Pordenone. 10 secondi, perché secondo me non è una cosa che va fatta pesare assolutamente. Gigi, essendo di Sassari, ci tiene in particolar modo questa cosa qua e quindi le vittorie o le sconfitte le vive agli estremi, no? Ogni vittoria è vissuta come un trionfo e ogni sconfitta è vissuta con un grande rammarico. Quindi in questo è ovviamente un po' da gestire. Gigi che sta assolutamente tranquillo, come glielo ho detto, perché lui diventerà ed è già una bandiera di questa squadra, ma lo diventerà con la tranquillità. Non deve pensare che è lui quello che risolve i problemi di questa squadra, di questa società, perché è un ragazzo straordinario, un giocatore delle grandissime qualità e quando è tranquillo e sereno, come ha fatto in questa settimana paradossalmente, dove sapeva di non dover giocare, quindi era sereno, era tranquillo anche mentalmente, ha fatto una settimana di lavoro straordinaria. Quindi Gigi deve solamente essere tranquillo, poi purtroppo le stupidaggini insomma si commettono e lui la sta pagando, però siamo sicuri che come si sta allenando quando rientrerà sarà un valore aggiunto. Abbiamo avuto modo di intervistare il Pesce, ha detto che non vado a stare attento alle ripartenze della Torres, anche a Paolo Dallo. Ma Novara deve stare attento in generale alla Torres, perché noi non è che abbiamo solo ripartenze, penso che nelle partite che abbiamo fatto siamo andati sempre a cercare di imporre il nostro gioco, poi a volte ci è riuscito meglio, a volte meno bene, però
come dicevo prima, non siamo una squadra che gioca solo in un modo, no, noi siamo una squadra che comunque sia vuole fare la partita, ci prova. È normale che se l'avversario è forte e ci mette le corde, sappiamo anche difenderci e ripartire, ma se l'avversario ci lascia la possibilità di giocare, sappiamo farlo e quindi lo faremo. Chiesto ai ragazzi, chiudiamo l'argomento della reazione del presidente dopo la sconfitta del Pordenone. Abbiamo chiesto a Marchetti e Caffiero martedì, ci siete sentiti personalmente oppure? No, ci siamo sentiti, sì, assolutamente, anzi ieri siamo stati tutta la giornata insieme, quindi con il presidente c'è un rapporto diretto e dico la verità, a me mi ha fatto piacere che il presidente abbia detto quelle cose lì, perché evidentemente è un presidente presente che ci tiene e credo che abbia detto delle cose giuste. Cioè io nel tornare a casa pensavo quello. Ora, non ripeto la frase, ma pensavo che siamo stati proprio dei, perché era una partita alla nostra portata, cioè se avessimo avuto di fronte una squadra che ci aveva creato 20 palle gol, ci aveva messo all'angolo, tramortiti, perdevi 2-0, va bene, insomma abbiamo sbagliato partita, ma nonostante loro hanno fatto una prova aggressiva, di grande intensità, con l'arbitro che gli ha permesso di tutto, con noi che abbiamo sbagliato di tutto, c'è stata una partita decisa da un episodio su un errore nostro grave, perché era una punizione, eravamo 8 contro 4 e una punizione da quasi da metà campo, dopo che abbiamo sprecato noi 5 minuti prima un gol clamoroso. Quindi il rammarico è proprio perché nonostante abbiamo fatto una partita mediocre potevamo vincere ugualmente, quindi questo ci dovrebbe dare anche un po' bilanciare un po' quella che è stata una partita, insomma l'avversario non è stato irresistibile e questo ti fa incavolare perché dici porca miseria, nonostante tutto potremmo vincere, e per questo credo che il pensiero del presidente a me mi ha trovato pienamente d'accordo. Va bene, c'è informazione? La formazione no, la diciamo domenica direttamente ai ragazzi. Ma sì. Posso? A posto? Grazie.